Ok ragazzi, prova Wurmstrom 800. Wurmstrom 800 e si parte col test. Test ride Wurmstrom 800. Motore molto lineare, davvero molto maneggevole sembra. Vediamo dove ci porta la guida. Comunque diciamo che non è molto grintosa questa, è un po', sembra un po' spento come motore. Dai 3000 in su apre un po' di più, sotto i 3000 giri un po' meno. Cambia il colore nelle gallerie quando c'è buio, cambia impostazione. Leggermente scomodo il pedale del cambio. Cioè la leva del cambio un po' scomoda ragazzi. Non so se ha un po' tanto gioco. Non mi convince più di tanto la leva del cambio. Freno sì, arrivi bene, freno dietro. Invece la leva del cambio c'ha un po' tanto gioco. Diciamo che per andare a cambiare bisogna muovere tanto il piede. Vediamo che strade ci fa fare. Che bella, bella stradina ragazzi. Qui il motore spinge abbastanza bene, sicuramente non è il 1000, però a livello ciclistica sembra molto buona, molto stabile. Il 21 davanti diciamo che non si sente più di tanto. E soprattutto se lo sconnesso va alla grande. Ecco, ogni tanto sembra che si allarga un po'. Scomoda la leva del cambio ragazzi, un po' scomodina, non mi piace, magari favorisce da in piedi, infatti favorisce, è un po' più semplice da in piedi ma da seduto. Che stradelline ci va a fare. Che bello però ragazzi, bravo la guida qua, figata ragazzi, spettacolo. Woo!
Bellissimo! Bella agile. Andiamo. Wow, vai con lo sterrato. Spettacolo grandissimo il tipo. Siamo un po' distanti, attenzione. Beh, sullo sterrato diciamo che si comporta benissimo. Accendere un po' la polvere. Sì. Figata, Stretch. Qua sono matti. Ocho, dato. Okay. Caduto uno con la 1000, non si è fatto niente per fortuna. Comunque è leggerissima, comunque davvero una bicicletta molto leggera, molto maneggevole. Ecco, l'unico difetto, ragazzi, è proprio la leva del cambio, che cioè, ci vuole tanto gioco di caviglia. Poi c'è tanto alta, perché anche andare a scalare la marcia bisogna alzare tanto il piede. L'unica cosa è quella. Poi come moto, ragazzi, per me vale. E magari è questione anche di abitudine, eh? Si torna un po' indietro. Però devo dire, moto da non sottovalutare.
sulle curve un po' secche e un po' instabile. Le curve strette, sarà il cerchio da 21. Dunque ragazzi, per concludere, moto direi molto maneggevole. Ecco, sulle curve un po' secche è un po' leggermente instabile, ma credo sia dovuto dal cerchio da 21. Una pecca sicuramente è la leva del cambio, con cui almeno io personalmente non mi trovo bene, quindi questione personale, ma tutti i punti di dagli altri punti di vista devo dire che moto validissima, magari si può regolare quello che è l'altezza del cambio. Quindi niente ragazzi, io vi saluterei qua, per questo test ride è tutto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!